che te sei fatto, Federica? C'è un filo rosso che tiene tutto, gemelli, l'ammiraglio, la guidi. È inquietante, il quadro che è uscito è assolutamente inquietante, perché non mi sembra che ci sia un solo ministro o un solo ex ministro coinvolto in questa situazione, ma sembra un intreccio, una lotta interna tra ministri del governo, interessi che si sormontano e si scontrano, che oggettivamente chiedono chiarezza non soltanto dal punto di vista dell'iter giudiziario, che ovviamente di questo si occuperà la magistratura, ma penso anche di fronte all'opinione pubblica e di fronte alla politica stessa. Che De Giorgi adesso rimanga indisturbato a portare avanti il suo ruolo, ecco, io avrei dei dubbi. Penso che un momento di chiarezza sarebbe che se andasse perlomeno a sostituire, a metterlo da parte, dopo sarà la persona più onesta del mondo, ma che il capo della Marina, fino a che non ha chiarito, secondo me non dovrebbe rimanere al suo posto, rimanga in carica dopo questi fatti che sembrano emergere, ecco, ho dei dubbi.